Alla fine del primo secolo, dopo l'epoca dell'età apostolica conclusesi con la morte dell'apostolo Giovanni, si apre l'età dei padri della Chiesa, che si possono definire come i primi teologi, filosofi, giuristi. Questi presero le difese della dottrina del cristianesimo. I padri si possono raggruppare in greci e latini e suddividere in tre periodi, dalle origini sino al concilio di Nicea 325, da Nicea al concilio di Calcedonia nel 451 e dal V all'VIII secolo. Essi si orientarono su quattro linee di difesa: contro il giudaismo, contro il paganesimo greco-romano, contro l'ognosticismo e contro le eresie trinitarie e cristologiche. Sia ringraziato Dio per il loro prezioso contributo per la difesa e la divulgazione del Vangelo di Gesù Cristo e per l'edificazione della Chiesa.